Casificio? Matura e poi subito dopo Casificio Amalia. E chi era il suo interlocutore diretto, diciamo, come proprietario nel caseificio Matura? Cioè, lei con chi parlava? Io normalmente avevo a che fare con il signor Tuccio. Con il signor Tuccio come? Salvatore. Salvatore. Senta, era una persona competente il signor Tuccio in tema latterio caseario? Cioè, aveva con lei un dialogo tecnico? Sì, sì, abbastanza. Oppure era uno che non capiva nulla? No, ne capiva e abbastanza. Abbastanza. Senta, lei, sia nell'uno che nell'altra azienda, lei che orario di lavoro faceva? Mediamente l'orario normale, 8-9 ore. Cioè, andava in caseificio a che ora? Io andavo abbastanza presto, verso le 4-5 la mattina. E finiva? E finiva nel primo pomeriggio, intorno alle 8 ore. Poi non era un lavoro, specialmente io andavo a casa quando cercavo di completare tutta la lavorazione. Senta, e in azienda c'era il signor Tuccio? Cioè, generalmente intendo. Certo che c'era. C'era? Certo. Veniva la mattina e poi andava a casa a un certo orario. E il pomeriggio vi vedevate? Sì, ci vedevamo perché io andavo a casa sua per prendere la lista della lavorazione che dovevo fare. La concordavate con lui? Sì. Ho capito. Senta, gli standard di pulizia di questo caseificio qual erano, sia di Matura che di Amalia? Cioè, era un posto di lavoro pulito, sporco? Il datore di lavoro che indicazioni vi dava in questo senso? No, il datore di lavoro era un po' pignolo per la pulizia, cioè ci teneva a essere molto pulito, sia in quello vecchio che in quello nuovo. Qualche volta lui partecipava, lei l'ha mai visto il Tuccio vicino a lei proprio partecipare alla lavorazione? Certo, più che altro entrava in sala ricotta, in confezionamento, raccoglieva la ricotta, abbastanza, aiutava. Che differenza c'è fra i due caseifici, cioè il caseificio Matura e quello Amalia? Beh, il caseificio Matura è un piccolino, sì. Piccolino e stretto, più sì. Che altro, non troppo comodo da lavorare, sì. E poi si poteva fare piccoli quantitativi di latte, mentre il caseificio Amalia è un'industria molto aggiornata su tutti i punti di vista. Senta, lei sa se nel caseificio Matura, nell'azienda Matura, vi fossero altri soci? Sa che vuol dire Matura? No. Se ha un significato, diciamo, particolare? No. Io non lo so, Matura non lo so. E invece l'Amalia sa se c'erano altri soci? Anche nell'azienda Amalia, di cui il signor Tuccio era sempre presente, dico sempre, nel senso, era il suo interlocutore, no? Sì, normalmente aveva a che fare con lui. E sa se c'erano altri soci? Che io sappia, sì. E chi erano nella Malia? Che io ricordo era lui, sì. Signor Pizzimento, sì. Marchese, sì. E Di Mauro. E Di Mauro. Lei ha mai notato nei due caseifici aggirarsi gente sospetta, capannelli di persone, di estranei alla lavorazione, che non fossero quindi né operai né impiegati? No, durante la lavorazione non potrebbe entrare nessuno nel caseificio. Sì. E poi questa gente sospetta che dice lei, io non ho mai visto. E lo posso dire con fermezza perché io abitavo nel caseificio. In che senso, scusi, abitava nel caseificio? Io abitavo nel caseificio Amalia. Dentro il caseificio? Dentro. Cioè, la sua abitazione era all'interno? Era all'interno e perciò io questa gente... Quindi lei stava lì 24 ore su 24? Io finivo di lavorare, a 10 metri c'era casa mia, perciò... Okay. Ha mai visto armi in giro? Armi? Armi? No. No. Grazie, non ho altro. Pubblico Ministero?
Mi scusi, le risulta, anzi le chiedo, se sa se il, lo stabilimento della Matura sia stato per qualche tempo chiuso per un provvedimento dell'autorità sanitaria? Io dal momento in cui ho cominciato a lavorare a questo ufficio Matura... Anno? Mi scusi, l'avrà detto, ce lo ripete? Non me lo ricordo bene, ma comunque... Comunque, da quando io ho iniziato, non mi ricordo quando ho cominciato. Ricordo. Un paio d'anni prima del casificio Amalia. Quando è iniziato la ruota nell'Amalia? Così lo sappiamo. Amalia, che so, 5-6 anni fa, fra l'una e l'altra. Proprio non ci vuole dire. Non me lo ricordo. Comunque, dal momento in cui ho cominciato a lavorare, dal momento in cui ho cominciato a lavorare, io... interruzione per questione sanitaria non ho visto mai, solo che poi da, a un certo punto siamo passati dalla Matura alla Maglia e basta, cioè che siamo stati chiusi per questione sanitaria io non l'ho visto. Ecco, lei sa dove scaricassero, dove refluivano gli scarichi della Matura? Non lo so. Sa se c'era qualche autorizzazione? Neanche, perché non sono competenze mie. Se c'era... Quali erano le sue competenze, mi scusi? Io sono casato. Se ci sono o non ci sono autorizzazioni... A... Lei, mi scusi, ha detto che abitava all'interno dello stabilimento della Maglia. Maglia, però. Non della, no, della Matura. No. Va bene, non ci sono altre domande. Possiamo licenziare il test? Può andare? Può andare? Ci sono altri testi? Non ci sono altri. Cioè, allora possiamo dichiarare chiusa questa fase del processo. Presidente, mi scusi se mi permetto. Io avrei altri testi, Presidente, che non vedo, quindi un attimino, Presidente, prima di dichiarare formalmente chiuso dovremmo vedere, perché per esempio ho un certificato medico, Presidente, fattomi pervenire da un test e altro, dico, una dichiarazione formale in questo momento la pregherei se può... diciamo così, anche perché ho sentito, Presidente, anche per i, sono, mi pare, sostituisco anche i colleghi assenti, no? Dico, quindi mi pare di aver sentito che ci sono anche c'è qualche piccolo problema anche con riferimento agli altri, Presidente. No, avvocato, se ero prospettato un problema stamattina avevo detto che dovendo far accompagnare un testimonio di cui era stata richiesta l'agitazione da tanto tempo, probabilmente sarebbe andato a martedì prossimo, poi questo test è stato rinunciato, quindi a martedì prossimo non si va. Quindi... Ma, Presidente, mi scusi, martedì non si farà udienza? Prego? Non si farà udienza? Martedì si farà udienza, avvocato, ma si tratteranno altri problemi. Sì, il discorso è che noi dobbiamo passare a una fase successiva in questo momento, che è indifferibile. Senti, io ho una lista con persone ritualmente citate. Stiamo attenti. Non so, Presidente, mi dica lei, io lo verbalizzo, poi la signora vostra farà quello sì, che sì, sì, no. Voglio dire, io ho una lista regolarmente con persone regolarmente citate. Una di queste mi ha fatto sapere di essere in giro per l'Italia o per il mondo e quindi di non essere in grado di presentarsi dinanzi alla Corte d'Assise nel tempo stabilito. Mi pare che le disposizioni di attuazione non prevedano, Presidente, che al test, il test convocato bisogna dare un termine di tempo, perché credo che il relativo comma è stato abrogato e quindi credo di essere perfettamente in diritto di ottenere l'audizione. Un altro test ha fatto pervenire un certificato medico e qui anche qui c'è un attimo da valutare. Altri testi, signor Presidente, citati per oggi, non è ancora arrivata la cartolina di ritorno, quindi io non so se è andata a buon fine, perché se è andata a buon fine io dovrei chiedere l'accompagnamento coattivo, allora. Ma se non ho la cartolina questo non lo posso fare, quindi Presidente mi scusi, ma allora mi sento un po' costipato. A questa, a questa sua osservazione io rispondo immediatamente che l'attività, cioè che il periodo di tempo riservato all'attività istruttoria delle parti è cominciato martedì 11. Oggi siamo al giorno 21 ed erano e sono state dedicate a questa attività qualcosa come 6 o 7 udienze. Siccome
L'iniziativa di stabilire il momento in cui dovevano venire queste persone è stata lasciata alle parti, e le parti avrebbero dovuto avvisarci per tempo delle difficoltà che avevano nell'ultimo momento. E signor Presidente, mi scusi, ma le difficoltà, mi pare che l'udienza di mercoledì o quella di oggi era un'udienza perfettamente, dico, in linea col calendario della Corte. Assolutamente. Quindi... no, avvocato, no, abbiamo fatto orari medio orientali. Lei consideri come questo? Presidente? Abbiamo fatto orari medio orientali. Consideri anche questo. Cioè, siamo stati mandati a spasso. Presidente, mi pare che abbiamo finito sempre non prima delle 18. No, se la considera meglio no, 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 avvocato, lo possiamo riscontrare assolutamente. Una volta tanto in termini di rottura di mediazione, visto che c'è questa udienza, Presidente, visto che obiettivamente gli avvocati... Scusi, avvocato, allora mettiamo, scusi, senti, mettiamo le carte in tavola. Il pubblico ministero mi ha preannunciato che dovrà fare ora delle contestazioni all'avvocato Catania e all'avvocato Passarello, perché gli imputati non ce n'è, quindi le contestazioni suppletive, Presidente, agli avvocati. Suppletive? Eh? Suppletive queste contestazioni, sì, agli avvocati. Agli imputati. Sì. Contestazioni. No, agli... Questo comporta la necessità di chiudere questa fase. Io posso soltanto dire che dei testimoni che non sono stati esclusi e che le parti ci rappresenteranno in termini di relativa necessità, diciamo, potranno essere recuperati in seguito. Io solo questo posso assicurare. Ma come fase del processo devo necessariamente chiuderla formalmente, perché dobbiamo passare a un'altra fase, che è quella della sospensione del processo. Presidente, mi scusi, dico, allora se mi consente, in ogni caso dico una sospensione ora di 5 minuti affinché vediamo un po' le... Capisco che l'assetto è medio orientale, Presidente. No, per carità, avvocato, se noi facciamo almeno le 20 di sera, Presidente, io pensavo sarebbe che fosse... medio orientale, sì, solo per la mattina e per la ripresa pomeridiana. Io durante questo processo ho sempre pensato a Stakhanov, Presidente, lei pensa al Medio Oriente, siamo un po', grazie. Spendiamo 10 minuti. Comodo. Signor Presidente, mi scusi. Prego, avvocato. Presidente, come preannunciato, io chiedo di produrre alcuni atti, dico, ai fini di una eventuale, diciamo così, rimessione in termine della citazione dei testi. Dico, quindi io chiedo di produrre, Presidente, a me mancano con riferimento alla lista da me presentata, mancano ancora 5 testi: Longo, Zappalà, Leonardi, Puglisi Cosentino e Giardinaro. Quindi, Presidente, io chiedo di produrre appunto solo al fine di una eventuale successiva presentazione o di iniziativa dei testi stessi o, dico, in seguito a convocazione poi effettuata dalla Corte, chiedo di produrre, Presidente, un foglio rilasciato dall'ufficio delle poste con attestante l'avvenuta spedizione delle raccomandate di convocazione, una documentazione medica fattami pervenire in studio tramite telefax dal test Giardinaro e che attesta le condizioni di salute che gli renderebbero impossibile al momento presenziale davanti alla Corte d'Assise, ed infine telefax fattomi pervenire sempre presso il mio studio dal test Alfio Puglisi Cosentino, con il quale si dice che, attesa la sua lontananza dal
alla sede catanese, egli non era in grado di intervenire per l'udienza per la quale era stato citato dinanzi a questa corte, Presidente. Mette la produzione, sì, perché naturalmente è il suo diritto fare constare queste circostanze. Dopodiché la parola al Pubblico Ministero. Presidente, i pubblici ministeri intendono procedere a nuove contestazioni ex articolo 517 del Codice di Procedura Penale nei confronti di alcuni imputati e si riservano di depositare una serie di fogli che contengono più specificatamente le contestazioni che riguardano alcuni reati, mentre verbalmente detteranno a verbale la contestazione che riguarda l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 416 bis, per la quale non abbiamo preparato un foglio scritto. Le nuove contestazioni, che sono articolo 517 del Codice di Procedura Penale, riguardano Campanella Calogero, Ercolano Aldo, Coco Carmelo e Pavone Emanuele per il reato di cui l'articolo 81 capoverso 110, 112, 629 primo e secondo comma del codice penale, per avere in concorso tra loro e con Avola Maurizio e altre persone non identificate, talora anche in riunione tra gli stessi, essendo il numero dei concorrenti nel reato superiore a 5, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minacce telefoniche ed altri atti di intimidazione, quali il cospargere di benzina la moquette di uno dei negozi di gioielleria sito in via Leopardi, gestiti dalla vittima, e il collocare davanti alla strada cinesca del predetto negozio alcuni candelotti di dinamite, costretto, al fine di procurarsi un giusto profitto, la Pisarda Sebastiano a versare loro una somma mensile di importo progressivamente aumentato sino alla... Quindi è una somma di importo progressivamente aumentato sino a raggiungere quella di 3 milioni a titolo di protezione per l'attività commerciale svolta in Catania e zone limitrofe dal 1981 al novembre del 1994, con l'aggravante di cui l'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, il numero 152, affardata dal maggio 1991 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto di cui gli imputati facevano parte. Cercherò ora per sintesi di indicare gli altri capi di imputazione, salvo che la Corte non mi autorizzi a leggere tutti i capi di imputazione. Allora, dovrebbe leggere perché sì. Poi l'estratto del verbale dovrà essere notificato agli imputati contestati. Quindi Campanella Calogero, Ercolano Aldo, Coco Carmelo, Pavone Emanuele per il reato di cui l'articolo 81 capoverso 110, 112, 629 primo e secondo comma codice penale, per avere in concorso tra di loro e con Avola Maurizio e altre persone non ancora identificate, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a 5, talora anche in riunione tra gli stessi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso mediante minacce implicite derivanti dagli atti di intimidazione di cui al capo precedente, poste in essere nei confronti del fratello della vittima, costretto, al fine di procurarsi un giusto profitto, la Pisarda Antonino a versare loro la somma di lire 1 milione, inizialmente lire 500 mila, a titolo di protezione
per l'attività commerciale svolta in Acitrezza dal maggio 1988 al novembre del 1994, con l'aggravante a far data dal maggio 1991, di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto di cui gli imputati facevano parte. Santa Paola Benedetto, Campanella Calogero, Ercolano. Ripeto, Santa Paola Benedetto, Campanella Calogero, Ercolano Aldo, Santa Paola Vincenzo Di Salvatore, Coco Carmelo, Pistone Francesco, per il reato di cui l'articolo 81 capoverso 110, 112, 629 primo e secondo comma codice penale, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Avola Maurizio, Giammuso Francesco e altre persone non identificate, essendo talora in più persone riunite, mediante minacce telefoniche e altri atti di intimidazione, quali incendi e attentati dinamitardi con conseguente distruzione o danneggiamento di auto in esposizione, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a 5, costretto i legali rappresentanti di alcune società concessionarie di auto tra loro collegate, Russo Gioacchino per la Cagim, Giardina Carlo e poi Barica Claudio per l'Automotori S.P.A., Russo Gioacchino per la Merid S.R.L., Giliberti Maria Renata per la Cisauto S.R.L., e D'Amico Giuseppe per la Gidauto società per azione, a versare varie somme a titolo di protezione per l'attività commerciale svolta e ciò al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in particolare costringendo la Gagim in persona di Russo Gioacchino a versare lire 3 milioni una tantum e le altre quattro società in persona dei legali rappresentanti sopra indicati a versare la complessiva somma mensile, così determinata dopo successivi aumenti, di lire 4 milioni, 1 milione ciascuna, somma che veniva riscossa presso la sede di una delle predette società, in Catania dal 1979 al gennaio 1995, con l'aggravante a far data dal maggio 1991, di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 numero 152, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis codice penale e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto di cui gli imputati facevano parte. Gli stessi imputati appena citati sono anche, ad essi viene contestato anche il reato di cui l'articolo 61 numero 2, 81 capoverso, 110 codice penale, 4 primo e secondo comma della legge 210-67 numero 895, per avere in concorso tra di loro e con Avola Maurizio e Giammuso Francesco, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a 5, detenuto e portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato di cui al capo precedente materiale esplosivo. In Catania nel giugno del 1983, nel giugno del 1985 e nel 1988. Santa Paola Benedetto, Ercolano Aldo, Campanella Calogero, Coco Carmelo, Emanuele Pavone, per il reato di cui è l'articolo 81 capoverso 100... Che c'è? Sì, sì. Per il reato di cui è l'articolo 81 capoverso 110, 629 primo e secondo comma codice penale, per avere in concorso tra di loro e con Avola Maurizio e Romeo Francesco, poi deceduto, e altre persone non identificate,
talora anche in riunione tra gli stessi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minacce telefoniche e altri atti di intimidazione, quali la collocazione ed esplosione di un ordigno, costretto Venuto Carmelo e Fronte Re Antonino, titolari dell'omonima ditta, a versare loro la somma mensile di lire 1.500.000, così determinata dopo successivi aumenti a titolo di protezione per l'attività imprenditoriale esercitata dalle vittime, e ciò al fine di conseguire l'ingiusto profitto della predetta somma, in Catania dal 1980 al gennaio 1994, con l'aggravante a far data dal maggio 1991, di cui l'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto, di cui gli imputati facevano parte. Santa Paola Benedetto, Campanella Calogero, Ercolano Aldo, D'Agata Marcello, Coco Carmelo, per il reato di cui gli articoli 81 capoverso, 110, 112, 629 primo e secondo comma, per avere in concorso tra loro e con Avola Maurizio, Romeo Francesco e Marchese Salvuccio, questi ultimi due poi uccisi, talora anche in riunione tra gli stessi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto mediante minacciose richieste telefoniche e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, la Neri Agostino a versare loro la somma di lire 2 milioni, così determinata dopo successivi aumenti a titolo di protezione per l'attività imprenditoriale svolta in Catania e zone limitrofe dal 1979 sino al 1994, con l'aggravante a partire dal maggio del 1991, di cui l'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto, di cui gli imputati facevano parte. Santa Paola Benedetto, Calogero Campanella, Ercolano Aldo, per il reato di cui l'articolo 81 capoverso, 110, 629 primo e secondo comma, codice penale, per avere in concorso tra di loro e con Romeo Francesco e Garigli Francesco, poi uccisi, talora anche in riunione tra gli stessi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso mediante minacciose richieste telefoniche di denaro e la collocazione di un ordigno esplosivo, costretto al fine di conseguire un ingiusto profitto, Ridolfo Stefano Maria, titolare dell'albergo Nettuno, ad assumere alle proprie dipendenze il campanella e successivamente a versare loro la somma mensile di lire 700.000 a titolo di protezione per l'attività alberghiera svolta in Catania dalla fine del 1979 alla fine del 1992, con l'aggravante a partire dal maggio del 1991 di quell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale e comunque al fine di realizzare gli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto, di cui gli imputati facevano parte. Campanella Calogero, Pistone Francesco, Ercolano Aldo, per il reato di cui gli articoli 81 capoverso, 110, 629 primo e secondo comma codice penale, per avere in concorso con Avola Maurizio, Giammuso Francesco e altre persone non identificate, essendo talora in più persone riunite, costretto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minacciose richieste telefoniche di denaro, il legale rappresentante della Mediterranea Mobile S.p.A. a consegnare loro la somma mensile di lire 3 milioni a titolo di protezione per lo svolgimento dell'attività economica. In Catania, dal 1986 al dicembre del 1994,
con l'aggravante, a partire dal maggio del 1991, di cui l'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale, e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto, di cui gli imputati facevano parte. Campanella Calogero, Cristaldi Salvatore, Comis Giovanni. Del reato di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 629 primo e secondo comma codice penale, per avere in concorso tra loro e con il Cerdello Giuseppe, poi ucciso, e altre persone non identificate, talora anche in riunione tra gli stessi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minacce telefoniche ed altri atti di intimidazione, quali la collocazione ed esplosione di un ordigno, costretto i titolari del ristorante Pagano a Mare a versare loro la somma mensile di 1.500.000, così determinata dopo successivi aumenti, a titolo di protezione per l'attività imprenditoriale svolta in Catania e zone limitrofe dal 1982 sino al 1994, con l'aggravante a far data dal maggio del 1991, di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 91 numero 152, per aver commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale, e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa capeggiata da Santa Paola Benedetto, di cui gli imputati facevano parte. Poi, nei confronti di Campanella Alfio, Cudispoto Edoardo, Tuccio Salvatore, Illuminato Roberto e Vasta Domenico, l'imputazione riguarda il reato di cui gli articoli 74,1, 2, 3, 4 del DPR 309-1990, per aver fatto parte, unitamente a Santa Paola Benedetto, Ercolano Aldo, Mangiorno Giuseppe, Ligiardello Antonino, Sant'Onocito Carmelo, Strano Giuseppe, Strano Mario, Campione Andrea, Comis Giovanni, Cristaldi Salvatore, Cristaldi Veneranto, Marciante Filippo, Pulvirenti Armando, Raimondo Francesco, Scalia Vincenzo, Sureniti Rinaldo, Tropea Sebastiano, Santa Paolo Angelo, Mangiano Francesco, Puglisi Pietro, Malvagna Filippo, Campanella Calogero, Pulvirenti Giuseppe, Caudullo Giuseppe, Salvo Antonino, Puglisi Salvatore, Puglisi Alessandro, Puglisi Domenico, Scuderi Salvatore, Scuderi Antonino, Fiorito Salvatore, Leonardi Giuseppe, Di Paolo Arrocco, Aperi Santo, Guardo Francesco, De Luca Carmelo, Madonia Giuseppe, Tusa Lucio, Tusa Francesco, Ercolano Sebastiano, Arena Giovanni e Turisco Santo, di un'associazione finalizzata alla commissione di delitti concernenti gli stupefacenti, previsti dall'articolo 73 della stessa legge, associazione promossa e costituita da Santa Paola Benedetto e Pulvirenti Giuseppe, diretta e organizzata da Mangiano Francesco, Ercolano Aldo, Puglisi Pietro, Campanella Calogero, Madonia Giuseppe, Mangiorno Giuseppe, Santa Paola Angelo, Fiorito Salvatore e Tusa Francesco, con le aggravanti di essere l'associazione armata e composta da più di 10 persone, nella provincia di Catania, in Varese e in altre parti del territorio italiano fino al novembre del 1993 e successivamente. A queste stesse persone viene contestato il reato di cui l'articolo 81 capoverso 110-112 numero 1 codice penale, 73, 1, 4, 6 e 80, 1, lettera B, 2, DPR 309-1990, perché in concorso con Santa Paola Benedetto, Ercolano Aldo, Mangiorno Giuseppe, Ricciardello Antonino, Sant'Onocito Carmelo, Strano Giuseppe, Strano Mario, detto Mario Turco, Campione Andrea, Comis Giovanni, Cristaldi Salvatore, Cristaldi Veneranto, Marciante Filippo, Pulvirenti Armando, Raimondo Francesco, Scalia Vincenzo, Sureniti
Rinaldo, Tropea Sebastiano, Santa Paola Angelo, Mangiano Francesco, Puglisi Pietro, Malvagna Filippo, Campanella Calogero, Pulvirenti Giuseppe, Caudullo Giuseppe, Salvo Antonino, Puglisi Salvatore, Puglisi Alessandro, Puglisi Domenico, Scuderi Salvatore, Scuderi Antonio, Fiorito Salvatore, Leonardi Giuseppe, Di Paolo Arrocco, Aperi Santo, Guardo Francesco, De Luca Carmelo, Madonia Giuseppe, Tusa Lucio, Tuso Francesco, Ercolano Sebastiano, Arena Giovanni e Tudisco Santo, quindi per avere in concorso con queste persone e anche separatamente tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, perché anche se acquistavano, trasportavano, detenevano, commerciavano, vendevano o comunque cedevano quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle previste dall'articolo 14 della stessa legge, nella provincia di Catania, in Varese e in altre parti del territorio italiano sino al novembre del 1993 e successivamente. Si chiede poi, appunto, si contesta poi agli imputati Galea Eugenio, Aiello Vincenzo, Tuccio Salvatore, Battaglia Salvatore, Natale di Raimondo, Cristaldi Salvatore, Campanella Calogero, Ercolano Giuseppe ed Emanuele Natale, l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 416 bis del codice penale per avere svolto ruoli organizzativi e direttivi nell'ambito dell'associazione mafiosa di cui si è detto. Faccio presente al pubblico ministero che la maggior parte degli imputati a cui sono rivolte le contestazioni non è in aula. Questo sì, ai sensi dell'articolo 20 si chiede che 520 si chiede che appunto il verbale nel quale va inserita la richiesta del pubblico ministero vada notificata agli imputati assenti. La parola al difensore. La difesa di Campanella in aula, la difesa del Campanella è presente, pertanto chiedo un congruo termine a difesa, considerato anche la gravità delle contestazioni effettuate questa sera in udienza. Signor Presidente, mi scusi, posso? Certo, potete passare. Presidente, io chiederei, Presidente, alla signora vostra. Scusi Presidente, sospendere momentaneamente, Presidente, qualsiasi ulteriore attività processuale per dar tempo di quasi tutto, perché con l'avvocato Catania e i due colleghi che mi sono dietro siamo gli unici difensori presenti in aula, e quindi, signor Presidente, qualsiasi determinazione io credo che vada presa in presenza di un numero senz'altro più cospicuo di difensori, perché occorre stabilire, Presidente, se vi è richiesta di termini o no, perché i difensori potrebbero determinarsi in un senso o in un altro senso, signor Presidente. Quindi dico, va valutato questo, va valutato, dico, sono, Presidente, delle cose che dico che appunto, come mi suggerisce l'avvocato Catania, va anche valutato l'applicazione, dico, del secondo comma del 520, che io ritengo in un certo senso paralizzi qualsiasi ulteriore attività. La stragrande maggioranza degli imputati raggiunti dalla nuova contestazione non sono presenti. Occorre quindi che si fissi una nuova udienza, dice testualmente la legge, per la prosecuzione. Quindi la problematica circa la richiesta dei termini, ma non è solo la problematica sulla richiesta dei termini, signor Presidente, è anche la problematica relativa alla seconda parte del secondo comma del 519. Credo che siano cose da diciamo svolgere senz'altro successivamente, quindi io le chiederei di non chiederci di interloquire sul punto in questo momento, Presidente.
Presidente. Presidente, e se la signora vostra invece ritiene di doverlo fare, le chiedo di sospendere l'udienza, cioè se ci chiede di interloquire effettivamente, completamente sul punto, signor Presidente. Scusi. Altrimenti vi è una mera richiesta di rinvio se non vi sono altre attività processuali da svolgere. No, no, se l'imputato ne fa richiesta e il Presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire di quell'articolo 429. Ma comunque non so, il problema è che ci sono altre possibilità, cioè un rinvio pure semplice dell'udienza farebbe soltanto scattare un termine più lungo o comunque dovrebbe essere già computato a questo termine, perché voglio dire, tecnicamente qualsiasi osservazione sulla ritualità della contestazione rientra in un'attività in quell'attività difensiva che è successiva alla concessione del termine, che è successiva alla sospensione, voglio dire. Quindi se noi facciamo una sospensione, poniamo sino a martedì prossimo, significa, potrebbe anche significare che questo termine possa essere ridotto consensualmente a 4 giorni, il che non mi pare una cosa da concepibile, diciamo. Quindi io a questo punto, vista in base a questa sua stessa richiesta, opererei senz'altro la sospensione per gli imputati che sono raggiunti da contestazione del termine previsto, termine minimo, naturalmente, vista la necessità del processo, il termine di 20 giorni a decorrere dal momento in cui sarà fatta la notificazione della contestazione. Non debbano chiederlo, Presidente, questo agli imputati? Se ne fa richiesta, Presidente. Scusi, Avvocato, quando lei mi chiede un rinvio pure semplice, già sì, lei chiedo, mi sta, siamo già nell'ambito del secondo comma del. No, Presidente, io le chiedo un rinvio pure semplice perché sono le 19, Presidente. E se pure semplice, Presidente, e allora se c'è non dietro. Non c'è, lo ritarda. No, Presidente, perché. Io, Presidente. Il problema credo che sia formale, dico così, io abbozzo al. Formale nel senso che c'è una norma che è quella che regolamenta la questione e che è il 520. Se gli imputati erano presenti, certamente i difensori avevano una scelta fin da questo momento di chiedere il termine o no. Essendo l'imputato assente, prima di poter esercitare questa facoltà, dico almeno io così leggo l'articolo 520, da dove parla nuove contestazioni all'imputato contumace assente, prima di poter esercitare questa facoltà, si deve, dico, è un meccanismo farraginoso, me ne rendo conto, ma è questo che dico, mi pare che il codice preveda e stabilisca, si deve intanto effettuare la contestazione e vi deve essere un rispetto di certi termini. E poi, dopo che quindi si è costituito il rapporto processuale regolarmente, perché a questo punto la notificazione della contestazione instaura e costituisce validamente il rapporto processuale, noi possiamo accedere alla, diciamo, alla necessità di chiedere termini o non chiederli, ma non credo che siano possibili altre vie, perché è testuale, Presidente, quando intende contestare le circostanze indicate nell'articolo 516 all'imputato contumace assente, il pubblico ministero chiede al Presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso, prosegue la norma, il Presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3. E questo è, Presidente, proprio l'addizione, osservando i termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3, questo significa soltanto che il termine decorre dalla, secondo me, decorre dalla contestazione e non dal momento in cui avviene la contestazione, cioè dal momento in cui effettivamente avviene la contestazione. Quindi non ci sono scappatoie, noi dobbiamo sospendere ora, se c'è richiesta, dobbiamo sospendere per il tempo previsto dall'articolo 500. No, Presidente, mi consenta, il rinvio è un rinvio, come dire, indicativo.
mi consente di esprimere l'opinione, poi la Corte si orienti come meglio crede, cioè dice che in questi casi la sospensione non può avere un tempo inferiore, non regolamenta la facoltà dell'esercizio della richiesta di termini, sono due cose diverse, cioè intanto bisogna costruire un rapporto processuale, dopodiché io posso o non posso chiedere termini, così io leggo l'articolo 525. Presidente, potremmo sapere degli imputati ai quali è stata fatta la contestazione, quali di questi imputati sono oggi presenti? Ci sono, c'è l'imputato Campanella, io vedo l'imputato Tuccio, di altri non ne vedo. Mi scusi, gli altri per la richiesta di termini, signor Presidente, non debbono essere prima raggiunti, cioè chi lo decide, Presidente? La richiesta di termini non può ridondare solo a carico del difensore, ma deve essere una scelta che viene fatta congiuntamente. Quindi se l'imputato non è notiziato, Presidente, cosa chiedi? Mi pare che sia un fuor d'opera che il difensore chieda termini già così autonomamente, no? Il deputato potrebbe benissimo non richiedere i termini, perché sono un diritto. Ma i termini facciamo decorrere sin da ora, giusto? Martedì non indica tutto il giorno. E casomai se loro intende. Comunque, Presidente, mi scusi, intanto se lei ritiene, Presidente, mi scusi, possiamo sospendere l'udienza 10 minuti, Presidente? Questo sì, avvocato, certamente. Così ci schiariamo un attimo, dico noi. Ma ragazzi, tu che sei la soggetta, vero? Intanto osservavo che oltre agli imputati Campanella e Tuccio sono presenti anche gli imputati Cristaldi Salvatore, Cutispoto Edoardo, Illuminato Roberto, e Puglisi Salvatore non c'è stata fatta contestazione. Quindi ci sono Cristaldi Salvatore, Cutispoto Edoardo e Illuminato Roberto che sono assistiti, sono materialmente presenti, quindi sono raggiunti da contestazione e quindi devono chiedere o non chiedere immediatamente il termine. Dopodiché vorrei sapere se ci sono ulteriori osservazioni. Chiedo scusa Presidente se mi dà un attimino la parola. Sì. I pubblici ministeri revocano la contestazione dell'aggravante perché già era stata fatta in sede di udienza preliminare e ve ne è menzione nel decreto che dispone il giudizio per gli imputati Galea Eugenio, Battaglia Santo, non ricordo se poc'anzi si era detto Salvatore, comunque l'imputato al quale si era chiesto di contestare l'aggravante è Battaglia Santo e sì. Si revoca la richiesta di contestazione. Lo stesso per Ercolano Giuseppe e per Natale De Emanuele, quindi l'aggravante del ruolo direttivo e organizzativo rimane per Aiello Vincenzo, Tuccio Salvatore, Natale Di Raimondo, Cristaldi Salvatore, Campanella Calogero. Ci sono altre osservazioni? Avvocato Passarelli. Signor Presidente, signori della Corte, chiedo scusa se non mi alzo, ma ormai sono note le ragioni. Presidente, in primo luogo io prendo la parola come sostituto, mi pare che la signora vostra mi ha nominato sostituto dei difensori non presenti in questo momento. Ecco. Quindi, Presidente, due richieste come sostituto appunto dei colleghi in questo momento assenti. Io formalizzo quanto già detto precedentemente, ritengo che sia un momento processuale importante ed è, dico, giusto, data la complessità, la gravità del procedimento in oggetto, che nella specie interloquiscano direttamente i difensori titolari delle singole difese. Quindi dico, la mia prima istanza è questa, che la Corte effettui, disponga l'udienza, data anche l'ora, per consentire a ciascun difensore di interloquire direttamente sul punto in esito alle contestazioni del pubblico ministero. In linea subordinata, Presidente, ove la Corte ritenesse di non accedere a questa mia prima richiesta.
Io ritengo, Presidente, ai sensi dell'articolo 520, commi 1 e 2, che la signoria vostra dovrebbe sospendere il dibattimento e fissando una nuova udienza per la prosecuzione, nuova udienza che dovrebbe essere fissata rispettando il termine indicato nell'articolo 429, poiché il 520,2 fa riferimento al 519,2, il 519,2 fa riferimento, poi fa rinvio all'articolo 429. Presidente, noi riteniamo che questo termine di rinvio sia cosa del tutto diversa dal cosiddetto termine a difesa. Qui vi è un problema di tipo diverso. L'imputato non è presente, l'imputato è assente, non può essere sostituito dal difensore, così come in genere accade tutte le volte in cui l'imputato assente viene considerato presente poiché è sostituito e rappresentato dal difensore. E dico, è una eccezione alla regola di carattere generale, poiché qui si tratta di ristabilire ritualmente il rapporto processuale, e quindi dico, è un'attività che deve essere svolta direttamente nei confronti dell'imputato, che non può essere sostituito dal suo difensore. Ed allora, non v'è dubbio che nel caso di specie l'imputato è assente, e all'imputato assente o contumace va notificata sostanzialmente la nuova accusa, e che naturalmente per il prosieguo della stessa il termine è quello di cui all'articolo, come dicevo prima, 429. E questo termine è finalizzato, signor Presidente, a mio avviso, a situazioni di carattere diverse, dico, e a esigenze di carattere diverse rispetto a quelle della richiesta del termine a difesa. Una volta che poi la signoria vostra rinvierà il processo ad almeno 20 giorni per questi soggetti, in quella fase l'imputato e il proprio difensore stabiliranno caso per caso se richiedere ulteriore termine a difesa oppure, diciamo, accettare sic et simpliciter il nuovo tipo di contraddittorio instaurato, e così che il processo possa avere in quella sede, possa avere immediatamente corso. In questo momento, signor Presidente, riteniamo che il difensore, senza l'apporto, diciamo senza il confronto con il proprio cliente, non possa effettuare questo tipo di scelta. Come dicevo prima, l'imputato potrebbe benissimo decidere di non effettuare la richiesta di termini a difesa. Quindi dico, formalizzo la seconda richiesta, che è quella di un rinvio ai sensi dell'articolo 520 del Codice di Procedura Penale ad una udienza che sia di giorni 40, Presidente, perché sappiamo bene che la norma dice non inferiore, il termine deve essere non inferiore a quello del 429, 20 giorni, e non superiore ai 40 giorni. Riteniamo che per la complessità del processo e per la gravità delle accuse, perché è stata contestata un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti che si muove, credo, in un arco decennale, riteniamo quindi che il termine debba essere congruamente parametrato al massimo previsto dalla legge e non al minimo. Questa è la seconda richiesta che avanziamo. In linea estremamente subordinata, signor Presidente, e qui la richiesta diventa invece primaria, richiesta dico che è diciamo così, subordinata per quanto riguarda gli imputati i cui difensori in questo momento sostituisco, e richiesta che invece diviene primaria per gli imputati che assisto di fiducia e che sono presenti in aula e raggiunti dalla nuova contestazione del PM, cioè Tuccio Salvatore e Cutispoto Edoardo, ecco, dicevo, la richiesta è nel senso
di termini a difesa previsto secondo la previsione del 519,2 e per le considerazioni già avanzate con un rinvio di giorni 40 dalla data odierna, proprio per la complessità delle imputazioni e per la complessità, signor Presidente, del procedimento. Naturalmente faccio riserva, signor Presidente, all'avvenuto decorso del termine che la Corte riterrà di concedere, di chiedere, ai sensi dell'articolo 519,2, così come modificato, per così dire, dalla sentenza di illegittimità costituzionale numero 50 del 1995, di richiedere l'ammissione ex novo di altri mezzi di prova che ci consentano di contrastare l'accusa che è stata mossa in data odierna. In questo senso concludiamo. Avvocato Cattani. Presidente, io anche in sostituzione dell'avvocato russo e Rizzo che me l'avevano dato mandato, anche se non l'avevo detto, nel non scommettermi sulla tesi che l'imputato è assente o presente o si è rappresentato, e per ragioni di cautela comunque, e quindi, come dire, in via subordinata, restando ferma la prospettazione principale, cioè dell'applicabilità in toto dell'articolo 520, potendo comunque diversamente opinarsi per quella finzione giuridica che dà l'imputato assente, presente, rappresentato dal difensore, chiedo fin da questo momento, in via subordinata, la concessione dei termini a difesa, così come previsti e regolamentato dall'articolo 519, ricordando, me lo ricordo, che in questo caso il termine non può comunque essere inferiore a quello a comparire previsto dall'articolo 429, cioè i 20 giorni liberi, e ciò sia nell'interesse di Aiello Vincenzo che di Ercolano Alde, per l'assistito dell'avvocato russo, cioè d'Agata Marcello. Pubblico ministero. Presidente, mi scusi, se mi consente, la richiesta credo sia più corretto anche farla avanzare personalmente dai miei assistiti, no? Tuccio e Cutispoto. L'accordo in questi casi si presume, insomma. E pubblico ministero. Premette il pubblico ministero che non può condividersi la tesi sostenuta poc'anzi dall'avvocato Passerello in merito alla finalità del termine da concedere, cioè quello per ricostituire un corretto rapporto processuale fra le parti, in quanto il richiamo fatto all'articolo 429 dal secondo comma dell'articolo 519 è solo in merito al termine minimo, e che si riferisca ai termini di difesa lo si riscontra chiaramente dal prosieguo del secondo comma, ove dice: in ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. Quindi la finalità della norma non è quella della costituzione di un corretto rapporto processuale, ma quella della concessione ai termini di difesa. Ciò premesso, e riportandosi all'articolo 520, al secondo comma dell'articolo 520, laddove l'imputato sia formalmente assente, cioè non si sia allontanato nel corso del dibattimento, allora automaticamente la Corte, riscontrando imputati che si trovano in questa condizione, dovrebbe sospendere per un termine minimo di 20 giorni. Laddove invece l'imputato sia allontanato volontariamente, ai sensi del 488, secondo comma, va considerato presente, e quindi automaticamente i difensori che lo rappresentano in questo momento, se hanno interesse, dovrebbero chiedere i termini a difesa. Ecco, la Corte ha esaminato comunque la questione, perché in pratica ora in questa ripresa si sono formalizzate questioni che erano state già prospettate dalle parti, e ritiene che il sistema della legge sia quello di considerare l'imputato assente come rappresentato a tutti gli effetti dal difensore, con l'eccezione proprio per quanto riguarda la contestazione del nuovo reato o del reato concorrente, perché c'è una riserva esplicita nella legge, ma non anche per quanto riguarda tutti gli altri effetti, e quale appunto è quello della richiesta del termine
della difesa. Quindi, alla stregua di questa considerazione, noi dobbiamo rigettare la richiesta fatta dall'avvocato Passarello in via principale. Noi diciamo che il difensore, nella qualità di sostituto dei difensori non presenti in aula, ha chiesto il termine e dobbiamo accedere, cioè dobbiamo rigettando la prima delle richieste, accediamo alla seconda, che è appunto quella della sospensione. Sospensione del termine che non può essere inferiore a 20 giorni e non può essere superiore a 40, secondo quanto ritiene questa Corte, il termine decorre dalla data di notificazione. Quindi dobbiamo disporre innanzitutto la notificazione dell'estratto del verbale con le contestazioni, la immediata notificazione agli imputati assenti, e quindi dobbiamo sospendere il dibattimento per gli imputati che sono raggiunti da contestazione e stabilire la nuova udienza di trattazione del processo. C'è però un ulteriore aspetto anche da considerare, e cioè che per quanto riguarda gli imputati Di Raimondo, Natale, Campanella, Calogero ed Ercolano Aldo, si inserisce il problema della separazione per altra causa, che sarebbe quella connessa alla dichiarazione di astensione del giudice all'altro dottore Fallone. Ora, per queste persone, siccome si era dato termine sino all'udienza di martedì prossimo al pomeriggio per che le parti esprimessero il loro parere sulla possibilità di una separazione sulla stessa estensione della astensione, e allora per questi non possiamo operare oggi la sospensione del dibattimento, e solo per costoro dobbiamo rinviare puramente e semplicemente all'udienza di martedì 25 ore 16:30 seguenti, cosa che peraltro è consentita dalla legge, quella di un rinvio puro e semplice. Quindi per la sospensione per loro decorrerà e il termine sarà assegnato all'udienza successiva. Per tutti gli altri invece lo sospendiamo sin dal momento della notificazione del verbale, e quindi sin da stasera non si farà ulteriore attività processuale nei loro confronti, e stabiliamo che l'udienza di ripresa dell'attività processuale per costoro avvenga il giorno 15 luglio, di lunedì. Vediamo se vorrei il calendario per sapere se il 15 luglio c'è udienza della terza sezione. Devo dire di non poter accedere alla richiesta di un termine più lungo, perché i tempi del processo impongono una restrizione e quindi un termine che sia, diciamo così, più vicino al minimo che non al massimo. Un momentino, avvocato, un momentino.
Avvocato. Tanto alla fine. Quindi dovremmo andare sì al 15 luglio. Dovremmo riprenderlo il 15 di luglio. Presidente, per comprendere, quindi ci sarebbe questo rinvio al 15 luglio per gli imputati assenti raggiunti dalla contestazione suppletiva, è esatto? Sì. Come? Sì, sì. Sì. Okay. 15 luglio mattina? 15 luglio sì, ma 9:30 secondi. Ho capito, signor Presidente, mi scusi, e per gli imputati presenti raggiunti dalla contestazione suppletiva? Lo stesso, lo stesso, lo facciamo lo stesso, facciamo per il 15 luglio, fare due scadenze diverse non mi sembra utile. Signor Presidente, mi scusi, questo l'ho compreso, ora volevo però volevo evidenziare un ulteriore problema alla Corte, dico quindi il... E, mi scusi Presidente, e il resto del processo a questo punto siamo a quota due tronconi, diciamo, poi il resto del processo a quando va? Il resto del processo va come era stabilito a martedì prossimo, martedì 25 ore 16 e 30, ore 16 e 16, 15 e 30 e seguenti. Il resto cioè, assieme a quelli diciamo interessati all'astensione? Sì. Tutti gli interessati all'astensione e il resto del processo meno i raggiunti da nuova contestazione. Sì. Chiedo scusa Presidente. Signor Presidente, mi scusi, ma si pone un problema che è questo, Presidente. I raggiunti dalla contestazione, no? Che sì. Quindi ora rimangono assenti per 20 giorni. Sì. Perdono il diritto a interloquire sulla separazione del processo? Non hanno diritto ai sensi dell'articolo 18 a interloquire sulla separazione o no del processo, Presidente. Si pone insomma negli stessi termini con questa puntualizzazione. C'è una sospensione, un rinvio al 15 solo per gli altri, è possibile solo attraverso un'ordinanza di separazione del processo. Certo, avvocato, questo ne è conseguente. È automatico. No, dico, dico questo sono. No, ancora non c'è, però lasciatemi riflettere un momentino su quest'ultima osservazione dell'avvocato Passarelli. Cioè, fin quando resta unico non si può mandare a due date diverse, questo è il problema. Scusi, che cosa? La separazione è conseguente, dico, su questo ancora non c'eravamo pronunciati, non si era detto niente, perché è il problema immediatamente successivo che si andava ad affrontare. Solo che sono stato bloccato dall'osservazione dell'avvocato Passarelli. Non so se mi sono spiegato. E su questo vorrei sentire un pochino anche il pubblico ministero e poi dovremmo vedere un po'. Va bene, il pubblico ministero che dice? Signor Presidente, anche per ragioni pratiche a questo punto conviene, ad avviso del pubblico ministero, far decorrere la sospensione da martedì, se no va bene. Sì, altrimenti anche... i difensori dovrebbero interloquire limitatamente a quell'aspetto anche martedì, però sembra corte, veramente sì, un problema. Sì, anche la Corte è d'accordo. Su questo quindi facciamo un rinvio, revochiamo tutta la precedente ordinanza e rinnoviamo l'ordinanza nella parte in cui si dispone la immediata notificazione agli imputati assenti dell'estratto del verbale ai sensi dell'articolo 520 e si rinvia puramente e semplicemente all'udienza del 25, martedì 25 ore 15:30 e seguenti, 10:30, sì, e seguenti, per le osservazioni in ordine a tutti i problemi che si sono presentati oggi. Avvocato Passarello, lei non interloquirà più, però spero. Perché
le sue osservazioni sono verbalizzate e valgono anche per martedì prossimo. Ah, Presidente, pensavo martedì, no? La stavo dicendo, le stavo assicurando che non interloquivo da qua a martedì. Prego. No, martedì prossimo, dico, varranno le sue osservazioni di oggi. Signori, buonasera. Finito, ancora una cosa. Che stava sfuggendo all'ultimo momento. C'è oggi, c'era un processo separato, che bisogna pure chiamare e rinviare in attesa delle determinazioni dell'organo competente per la sostituzione. Si tratta del processo contro Caponnetto Anastasio, Di Fazio Umberto e Giammuso Francesco, difensore l'avvocato Passerello, poiché non si è, a tutt'oggi non è intervenuta decisione sulla sostituzione del giudice che è stato ricusato, si rinvia all'udienza del giusto, fanno torniamo pure al giorno 20, avevamo detto al giorno 21, 22, 15, quando avevamo detto per lunedì di luglio, al 16 luglio, all'udienza del 16 luglio sì, all'udienza del 16 luglio, ore 9:30. Credo che abbiamo finito. Signori, buonasera.